Altro anonimo chiede come possiamo fare per approcciare in libreria senza sembrare invadenti. Approcciando in libreria, essendo invadente e capendo poi dov'è il confine. Quindi all'inizio sarai per forza un po' scalibrato. Quindi approcciando ed essendo magari un po' invadente, lo capisci, poi dopo inizi a calibrare un po' di più, magari non so, sei in grado di leggere meglio la sua reazione, quindi riesci a, come dire, appunto, calibrare meglio, oppure a fare una pre-calibrazione. Diciamo, adesso, infatti, nell'approcciare nei posti al chiuso, io consiglio di metterci una cosiddetta pre-calibrazione, dicendo alla ragazza, ciao, guarda, so che non è il posto più adatto, però ti ho vista, mi sembra carina, eccetera. Quindi metterci questa pre-calibrazione. Quindi questo qua è il modo. Poi però lo impari con l'esperienza, il come non essere invadente. All'inizio sarai magari un po' invadente, poi dopo non lo sei più, magari lo sei troppo poco, però comunque devi andare lì e parlarle, ok? Ciao Yuri, quindi lo impari con l'esperienza, però all'inizio non cercare di farlo nella maniera più, diciamo, non so come dire, di passare più sotto i radar possibili, perché non devi passare sotto i radar, devi comunque andare lì e parlarle, ok? Questa probabilmente, non probabilmente, sono tutte cose che ci sono sempre nella testa, la sto disturbando, sono invadente, magari sta facendo qualcosa di importante, o magari no, magari in un periodo in cui sta cercando un ragazzo, cosa ne sai? Ok? E sono cose che succedono tutti i giorni, quindi le ragazze, ci sono ragazze, una miriade di ragazze che sono alla ricerca di un ragazzo, altrimenti non ci sarebbero le applicazioni incontri. Quante ragazze sono sulle applicazioni incontri? Ok? Ci sono un sacco di ragazze che cercano un ragazzo, che cercano solo sesso, ok? Quindi non ti preoccupare dell'essere invadente, ok? Stai creando la possibilità per lei di conoscerti. Vedila anche in questo modo diverso. Sono tutti modi di pensare che poi ti producono azioni diverse che ti fanno ottenere risultati diversi. Ma se tu vai lì pensando, no, la sto disturbando, andrai lì in un atteggiamento molto meno predisposto all'ottenere un risultato. Detto ciò, se vuoi imparare un metodo procedurale passo dopo passo dall'approccio fino al sesso, c'è il mio videocorso che si chiama esattamente Dall'approccio al sesso, che insegna tutto questo. È un corso di oltre 45 ore, lo trovi andando sul sito www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che c'è un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.